L'ex GFina approda nel programma di Paolo Bonolis e scoppia la polemica, molti la accusano di essere una raccomandata. Sophie Codegoni sarà la nuova bonus della prossima edizione di Avanti un altro. E la notizia non poteva che far felici i suoi fan. C'è chi, però, ha storto il naso e ha portato Sonia Bruganelli a spiegare come stanno davvero le cose. In particolare, molti sui social network in queste ore hanno criticato la scelta presa dal programma condotto da Paolo Bonolis, ritenendo che Sophie sia stata raccomandata per conquistare il ruolo. L'accusa ha toccato automaticamente l'opinionista del Grande Fratello VIP, in quanto sarebbe lei la responsabile dei casting. Proprio oggi è stata annunciata questa bella novità per la Codegoni, che può così portare avanti il suo percorso sul piccolo schermo. Dopo essersi fatta conoscere al pubblico di Canale 5 come tronista di Uomini e Donne, Sophie ha poi affrontato l'esperienza all'interno della casa di Cinecittà. Proprio quando ha preso parte al reality show di Alfonso Signorini, Sonia è approdata nel famoso studio nel ruolo di opinionista, confermata anche per la nuova edizione. Probabilmente, per questo motivo gli haters hanno iniziato a lanciare accuse contro la Codegoni, dandole della raccomandata. Ad accendere ancora di più le polemiche è stata la presenza di un altro ex vippone, anche Giucas Casella avrà un ruolo nella prossima edizione del gaming show. Tali attacchi non sono passati inosservati alla moglie di Bonolis, che ha deciso di prendere subito una posizione senza pensarci due volte. Attraverso il suo account Instagram, ha spiegato che Sophie per diventare bonus di Avanti un altro. Ha fatto come tutti il provino.